delle idee diverse, perché poi il sindaco è bravo anche a fare certe cose. Io ti dico, avevo apprezzato, tu mi hai detto, io gli davo un figlio, ti dai tanto bene, figura, anzi lui ha le cose non aperte, non sono, la dobbiamo fare niente in attorno, poi la conferenza tanto, prima o dopo, lo dovete sapere. Il sindaco sa bene che il troiano, perché la dice, non è un bugiardo. Tu lo sai bene perché stamattina ci hai dato il bugiardo, perché hai detto che sei di questa conferenza stampa, ti credevi che non avevamo la gente, io ti dico, ma io ormai ma io la chiesa avevo un'altra cosa. Caro Dio, come io sapevo che tu saresti intervenuto e conoscendo se sta bene che stamattina, voglio ricordarti, come ti conosco bene, sapevo che tu avessi messo in dubbio per gli ascolti tuoi, che noi non stavamo rappresentando quello che diceva Papà Fiore. C'è una terra che dice da Papà Fiore, perché hai detto che Tommaso era sempre del primo cuore. Tommaso ti ha detto questo perché l'artefice delle tue divisioni sei tu, caro sindaco. Bravo, sei tu. Bravo. Perché non lo fa, battate con lui per tirarti qualcuno dentro. Allora, ho cercato di essere moderato, caro sindaco. Ma per una volta, come nel consiglio comunale ultimo, hai fatto un modo di rompere. Noi abbiamo fatto un intervento, una conferenza a placa. Tanto vero che Nando Troisi ti ha complimentato, sei stato bravo ancora una volta a rompere quell'armonia che ti stava creando. Allora, anche quando il sindaco ti ha chiamato per sapere, se vedi che c'è una conferenza stampa dell'Università, devi chiamarci a qualcuno di noi e noi te l'avevamo informato prima. Allora non è possibile, caro Stato, che tu comunque intendi ad essere al di fuori di lui e di fare quello che puoi fare tu. Ti prego, hai il nome di una strada ancora una volta sbagliata. Allora, come dicevi, tra i vari governi è meglio oggi che è meglio come fa. No, io penso che Enzo Ravaglia ha fatto il massimo anche alzando la voce. Il sindaco appunto l'ha fatto a voi, l'ha fatto a Iorio e a me, perché se tu sapete che io prima rinviato, a voi che ha fatto il suo punto. Poi ti danno la cittadinanza. Mi date la parola per piacere? Posso avere la parola? Posso avere la parola? Non ne voglio parlare a te, ma non voglio parlare a Coppo Marcellino. Allora facciamo un dibattito aperto, tutta la maggioranza, che la città? Posso spiegare la parola del sindaco? Ma che mi ha spiegato a me? Dai quelli del pedale.